迷子になったならどこで待つ、テテゴと母ゴどこで待つ、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻橋で待てばよい、テテゴと母ゴとゴトゴトと一刻橋で待てばよい、母ゴがいなけりゃどこで待つ、テテゴだけならどこで待つ、ごとごと回るば待たずに乗って行けばよい。Questa immagine è un invito per me. Yuomoto. Abile samurai disposto a tutto. Ma che significa? Forse starà cercando un lavoro. E vuole essere assunto insieme al figlio. Poveraccio. Ma scherzi, è Ito Ogami. Cosa? Lei lo conosce, signore? E come si può non conoscerlo? Ricopriva un'altissima carica presso l'imperatore. Ma davvero? E cosa farà? Ah, mi fa paura solo di guardarlo. Povero bambino. Ecco il famoso Tomoeya, signori! Un bagno caldo, fumante, pronto per chiunque voglia approfittarne. Entrate, non ve ne pentirete. Le nostre ragazze sono tutte delle vere bellezze. Guardate di persona. È un'occasione unica e non è il caso di perderla. Prego, signori, ecco il famoso bagno Tomoeya. Coraggio, il nostro è un giardino di delizie. Chi te l'ha attaccato dietro? Cosa? E questa da dove viene? Tu non lo sai? No, no, io non so niente. Oltretutto mi pare uno scherzo molto stupido. Senta, senta, lei sa forse che cosa significa? Senta! Io entro. Ma col bambino, signore? Sta arrivando un cliente! Senta, che tipo di ragazza preferisce? La vuole grassa o magra? Qui ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Ma c'è un problema. Che ne facciamo del bambino nel frattempo? Mi ha sentito? Signore!
Ma perché non mi dà retta? Un libro di strategia della scuola di Sun Tzu definiva il doppio cerchio il segnale di accampamento. In questo caso il doppio cerchio indica che qui stesso Ito troverà il suo cliente. E grazie a questi messaggi sconosciuti ai più, il nostro eroe riusciva a preservare l'anonimato di coloro che si rivolgevano a lui. Fermatelo, non deve entrare dentro! Non sai che quella stanza è riservata? Dove credi di andare tu? Ehi, non mi hai sentito per caso? Il nostro capo non vuole essere disturbato. Ehi, stiamo dicendo a te! Fino ad ora non hai voluto bere neanche una goccia di sakè. Tieni, ti farà bene, vedrai. Ma chi sei? Aspetta. Yosuke? Sì. Accompagna il signore in camera mia. Ma non puoi fidarti. Avanti, fai come ti dico. Grazie. Ora parliamo d'affari. Contiene 200 rio, li conti. Sono tutti i miei risparmi. Ed ecco il suo prezzo. La vedi questa mia mano? È una mano che uccide. Lo so, mio signore. E la sua fama è pienamente giustificata. Ed è per questo che io ho deciso di chiederle i suoi servizi. E come eravamo d'accordo, sono ricorsa ai disegni e al simbolo del doppio cerchio. E che cosa vuoi? Vorrei che lei uccidesse una persona. Il vice governatore del castello di Mibu, Sugito Kemuzu, e i suoi due aiutanti. Dimmi, in che rapporti sei con loro? Mio padre era il capo di quel clan. E mio marito, o meglio, il mio promesso sposo, era suo consigliere. Ma purtroppo il destino ci è stato avverso. Il tuo promesso sposo, hai detto? Perché? 2 anni fa. Il giorno delle mie nozze. Fermi! Questa cerimonia è contro la legge! In quell'epoca Sugito era il sovrintendente del clan e tramava per prendere le redini del governo con l'aiuto di 8 abili samurai. Ma il mio futuro sposo rappresentava un ostacolo e quindi andava eliminato. Il motivo di questo matrimonio è chiaro. Le due famiglie della coppia che vorrebbe sposarsi oggi, unendosi, diventerebbero un pericolo per la sicurezza del nostro clan. Ma è assurdo! E poi, in ogni caso, nessuno ha l'autorità di impedire un matrimonio. Ma è altrettanto vero che il tradimento va punito immediatamente. Uccideteli! Ci occuperemo noi di questi traditori, ma voi cercate di fuggire. Tieni! Yashi, presto! Voi pensate a mettervi in salvo! Noi vi copriremo la fuga! Non perdete altro tempo, presto! Ma purtroppo altri uomini ci aspettavano all'esterno. E fu così che la nostra fuga, ancora prima di iniziare, finì nella tragedia.